Dal punto di vista del controllore, come procede l'opera dei concessionari di controllo delle infrastrutture? Siamo in un momento epocale nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza delle infrastrutture e dei controlli delle infrastrutture. Non c'è mai stata tanta attività in precedenza per tutta una serie di motivi, per le norme che sono nuove e rinnovate, per la consapevolezza, per il fatto che tutti oggi sanno che la mission di questo paese per il futuro è la gestione del patrimonio esistente. In quest'ambito si inserisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali con le sue attività di controllo, e in questo ambito sta stimolando i gestori, i concessionari allo svolgimento di queste attività di controllo. Siamo a un punto molto importante, non c'è mai stata tutta questa attività, oggi siamo arrivati a un momento, a un livello di consapevolezza che non avevamo 3 anni fa e che non avevamo 5 anni fa, ciò non vuol dire che l'opera sia finita e completata, sta procedendo, ma deve essere completata nei modi migliori possibili. Su questo l'Agenzia sta cercando di dare un input di uniformità e uno stimolo alla risoluzione di tutti questi problemi. Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, le linee guida sulla classificazione del rischio dei ponti dovrebbero essere aggiornate, e se sì, in che cosa? Le linee guida sulla sicurezza dei ponti, sulla gestione del rischio, come tutte le norme, in particolare loro come linee guida, sono degli strumenti di per sé dinamici. Non esiste una norma statica e assoluta che non debba o non possa essere mai modificata. Come tutti gli strumenti normativi, anche questo, e posso dire in particolare questo per il fervore anche tecnico-scientifico che c'è in questo momento, può ben essere aggiornata e può ben essere migliorata. I punti su cui può essere migliorata sono diversi, ma il punto su cui vorrei soffermarmi e sottolineare è il fatto che se non l'avessimo applicata non ci sarebbe stato questo cambio culturale che ci sta portando ora a ragionare come poterle migliorare. Per cui ben venga un miglioramento delle norme, ma fermo restando la loro puntuale applicazione, in modo da avere chiaramente il censimento, la classificazione di tutti i ponti italiani, gradualmente, ma avendo uno schema, una mappa della classificazione del rischio, e quindi individuare le priorità. Digitalizzazione e intelligenza artificiale, quale impatto potranno avere, secondo il suo parere, sull'attività di controllo sulle infrastrutture? La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale possono certamente avere un impatto enorme. Il tema è oggi abbiamo gli strumenti, il tema è oggi abbiamo le conoscenze, ma abbiamo anche un patrimonio sterminato su cui impegnare risorse limitate, non solo di tipo economico ma anche intellettuali e di conoscenze. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione può ben ottimizzare l'impegno dell'intelligenza, dell'ingegneria umana, e quindi consentire di dedicare i maggiori sforzi lì dove c'è più bisogno. Sicuramente saranno uno strumento e sono già uno strumento fondamentale per i controlli, per la sicurezza delle infrastrutture.